Dentro il nostro programma amministrativo c'è il piano della bellezza, che doveva illuminare e dare anima a tutti i monumenti più importanti della città. L'amministrazione ha capito quanto sia importante avere una città che sia disegnata, che sia visibile. E così è nata la Light Strategy, che ha comportato anche un grosso lavoro del Dipartimento di Light Design, e abbiamo dato il via proprio in questa maniera. Oggi, prima di tutto, lo Sferisterio, prima ancora che un monumento impareggiabile, unico al mondo, prima ancora che un museo, è sicuramente un grande teatro all'aperto con una vocazione lirica famosa in tutto il mondo. La luce fa parte degli elementi che abbelliscono la città, crea piacere, ma soprattutto diventa anche un elemento di attrazione turistica. L'Accademia è stata una scelta precisa, voluta, determinata immediatamente, perché abbiamo creduto che questa importante istituzione accademica potesse essere il partner ideale. Sono stati scelti i docenti, sono stati scelti gli studenti che hanno partecipato al progetto, e da lì poi siamo partiti con la fase di analisi della Light Design Strategy. Con il progetto si sono seguite delle linee guida dove la cosa principale era il punto di visione proprio dell'oggetto. Abbiamo fatto delle scelte qualitative e quantitative nella suddivisione dei piani orizzontali e dei piani verticali, e soprattutto abbiamo incentrato tutto sulla percettibilità. I guzzini sono stati un supporto importante. Con questa nuova tecnologia, se non si ha dietro un'azienda che ti supporta, è difficile, perché parliamo di una tecnologia avanzata. Il LED ha avuto una grande evoluzione, e è diventato un elemento strategico. Oggi noi siamo arrivati alla digitalizzazione e alla possibilità di gestire la luce nelle tonalità cromatiche e nella quantità di luce che si desidera. Benvenuti all'inaugurazione delle luci dello Sferisterio. Volevamo raccontare e presentare questo nuovo progetto in occasione della Macerata Opera Festival, la 55esima edizione. Grandissimo contenitore di cultura. È un teatro a tutti gli effetti dove si svolgono spettacoli. Quindi volevamo in realtà trasmettere all'esterno il contenuto che si svolge dentro. Quindi poter cambiare questo tipo di illuminazione in base proprio a cosa si svolge all'interno. Finalmente c'è luce, si vede tutta la struttura e soprattutto c'è la possibilità di personalizzare questo magnifico edificio, che ha un cuore interno ma una grande immagine esterna, con il colore. Dare luce a questo monumento con tutte le nuove tecnologie significa dargli la possibilità di vivere e di animarsi nei diversi colori, per i diversi momenti e per le diverse manifestazioni che si realizzano. Il colore è un po' il gioco di questi 3 anni di gestione del Macerata Opera Festival. Abbiamo iniziato col verde, siamo andati avanti col rosso, l'anno prossimo sarà il bianco, quindi per noi giocare col colore e la luce è uno dei nostri must. La nuova luce dà nuovo risalto alle sue forme, dà nuovo risalto al suo slancio, ce lo mostra in tutta la sua sinuosa architettura. Per l'Accademia rappresenta un grande e forte aggancio con il territorio e una grande opportunità per gli studenti che sono stati coinvolti in questo progetto di concretizzare il primo esempio, che è stata l'illuminazione dello Sferisterio.
è la sintesi delle migliori tecnologie e dei migliori approcci che una società responsabile deve avere nei confronti del nostro territorio. Dopo questa inaugurazione, dopo questo bellissimo progetto, nessuna cosa sarà come prima in termini di luce, perché io credo che molti cittadini scopriranno che la luce può diventare davvero un elemento di condivisione, di vita, di aggregazione sociale.